Benvenuti su iPhoneItaliaVideo.com. Oggi vi presenterò Skyfire, il nuovo web browser presente in App Store. La differenza sostanziale tra questo web browser e la nostra applicazione Safari sta nel dare la possibilità di poter visualizzare i filmati in formato flash nelle pagine internet, ma vediamo subito come funziona. Andiamo ad aprire un qualsiasi video sulla pagina di YouTube non dedicata appunto agli smartphone, quindi la pagina desktop, e andiamo a aprire ad esempio Genoa-Napoli 01. Facciamo la stessa identica cosa su Safari per vedere la sostanziale differenza tra queste due applicazioni. Come potete notare, in Safari l'applicazione rifiuta il video dicendoci appunto di eseguire l'upgrade di Adobe Flash Player per guardare questo video, cosa che ovviamente su Safari per ora non si riesce ancora ad eseguire. Ma andiamo a vedere invece cosa succede su Skyfire. Su Skyfire, come potete vedere, inizia la carica del filmato e subito dopo eseguirà il filmato in maniera flash. Confronto numero 47 al Ferraris tra le due squadre, le formazioni Genoa con Eduardo. C'è anche la possibilità di eseguire la parte. Dainelli e Criscito in difesa, Rossi, Milanetto e Veloso a centrocampo, Cargià alle spalle di Toni e Palladino. Ecco, questa è la sostanziale differenza tra Skyfire e Safari. Abbiamo in più anche dei tasti aggiuntivi, come ad esempio il plus, che ci dà la possibilità di aggiungere, quindi di pubblicare tramite Facebook, Twitter o mail il relativo video o la relativa pagina internet. Abbiamo quest'altro tasto che ci dà la possibilità di visualizzare le parti principali di questa pagina internet, ovvero YouTube, Genova, sintesi, highlights. E poi abbiamo questa icona qui che ci mostrerà in anteprima la parte flash di questa pagina internet, ovvero questo video. Abbiamo anche in questo caso la possibilità di scorrere in nuove pagine come fa Safari, e anche la possibilità di aggiungere i preferiti allo stesso modo di Safari. Quindi diciamo che sostanzialmente Skyfire dà la possibilità di aggiungere e di guardare filmati flash nelle presentazioni di pagine internet. Un saluto da iPhoneItaliaVideo.com.